Buongiorno, benvenuti a tutti. Siamo qua questa mattina al Castello di Piovera a mostrare quello che sono i risultati del giudizio, del sistema di giudizio SFO. In pratica, Alejandro Capriles col suo staff mostrerà a tutti quelle che sono state le piante più meritevoli di premi in base alla categoria, alla valutazione, a tante cose. Ci spiegherà meglio Alejandro. E verranno consegnati questo premio, che è il campione della mostra, la pianta più bella, più meritevole, e il premio anche alla migliore esposizione di questa creazione fatta apposta e appositamente per il Castello di Piovera in questa occasione, organizzata dalla nostra associazione insieme a chi ci ha ospitato, appunto all'organizzazione del castello. Adesso lascio la parola ad Alejandro in modo che possa iniziare appunto a spiegarci quello che ha visto giù e speriamo in tanti premi. Prego Alejandro. Buongiorno, sono Alejandro Capriles, il capogiudice della squadra della società Pelsino d'Archeodofilia, sistema di giudizio. E grazie a Johnny e Francesca per l'invito, l'inaugurazione della nuova edizione di Piovere Orchidee. È stata una mostra veramente, complimenti per l'allestimento, perché avete fatto una cosa straordinaria per uno spazio così piccolo. Abbiamo fatto 16 premi di qualità e poi il giudizio della mostra con i nastri per il migliore della sezione, ogni sezione Cattleya, sezione Palenopsi, tutto lo vedrete quando scenderemo. E il sistema del giudizio della SFO, io sono giudice dell'American Orchid Society e ho creato un sistema ovviamente basato sulla mia esperienza dell'American Orchid Society per la SFO, con qualche modifica importante per adattarla alla mentalità italiana. Che cos'è il giudizio di orchidee? No? Perché si giudica un'orchidea? Il punto è di segnalare delle caratteristiche superiori, alla media di una specie o le aspettative di un ibrido. Però cosa vuol dire giudicare? In realtà è tradurre i sentimenti in punteggio. Perché si va da qual è la differenza tra il bello e il bellissimo. E poi non solo come tradurlo in punteggio, però poi come esprimerlo. No? Per questo gli allievi devono prepararsi per un minimo di 3 anni per diventare giudici, dove imparano non solo a studiare le orchidee il più possibile, cioè sapere qual è la media di una specie o la media di un ibrido, e poi saper riconoscere quali sono i miglioramenti in quanto alla forma, in quanto il colore, no? Il numero, la coltivazione. Questa mostra vedrete che ci sono degli esemplari notevoli, e abbiamo fatto, come ho detto, 16 premi di qualità, sia per la qualità individuale del fiore, sia per la coltivazione o per il merito al riconoscimento botanico, che alcune specie veramente meritano di essere riconosciute individualmente. E direi che possiamo cominciare. Seguitemi. Come vedete, l'allestimento è veramente molto originale, l'architettura che hanno creato con questi elementi, poi ogni tavolo veramente, sembra come parte dell'architettura, veramente complimenti. Quindi avete sfruttato elementi naturali per creare uno spazio che veramente riflette l'architettura delle cantine del palazzo. Qui vorrei cominciare con questa Phalaenopsis Yin Green Jewel, che ha vinto un premio di qualità. Eccoci, grazie.
Esatto. Certificato di valore. Una cosa che non ho detto prima è che il nostro sistema di giudizio, sì, i premi sono basati su un punteggio da 0 a 100. Quindi un premio comincia dal 75, il certificato di valore, fino a 80 punti. Poi il certificato di merito da 80 a 90 e il certificato di eccellenza da 90 a 100. Questo ha ricevuto un certificato di valore di 76 punti perché è un ibrido molto molto ben riuscito, con un colore molto inusuale e la forma molto molto particolare, molto bella, anche con un profumo molto molto dolce. Colore molto uniforme, sembra quasi un limone non ancora maturo, che è un colore per le Phalaenopsis molto raro. Quindi è stata anche molto ben fiorita, quindi ha ricevuto un certificato di valore e anche, come dicevo, ci sono i certificati di qualità, i premi di qualità, però anche quelli della mostra. La differenza tra i due tipi di premi è che il certificato, cioè i premi nella mostra è come un concorso di bellezza, che i premi vengono presi in considerazione in base alle piante presenti, come il concorso di bellezza, che sono tra le concorrenti, mentre un premio di qualità è come un esame che viene concesso all'individuo secondo i propri meriti. Questo ha ricevuto tutti e due tipi di premi, uno di qualità perché come fiore individuale è veramente meritevole in base al tipo delle specie coinvolte e la colorazione, quindi è molto meritevole. Però anche ha ricevuto un nastro d'oro come la miglior Phalaenopsis del gruppo, quindi tra tutte le Phalaenopsis di questa mostra questa ha vinto il nastro d'oro. Perfetto, andiamo a questo qua in mezzo. Questo è un gruppo molto particolare. Come vedete, le orchidee, quelle che abbiamo in mente come un'orchidea, sono quasi uno, quando si parla di un'orchidea uno pensa orchidee tropicali, della giungla, no? Però non so se voi sapete che ci sono orchidee qui in Europa e anche in Italia. Le orchidee in realtà è la famiglia più evoluta, è la famiglia delle piante che fioriscono, più evoluta, e le orchidee è la famiglia che si trova in tutti i continenti tramite Antartide, quindi non è che si trovano solo nei tropici, si trovano anche praticamente nel polo nord, no, non dico il polo nord, però cerchio artico, no? Qui c'è un gruppo di orchidee terricole, no? Quelli che si crescono proprio nei prati, che non si vedono molto spesso nelle orchidee, nelle mostre, perché quasi sempre sono piante epifite che crescono o in alberi, o litofite su pietra, no? Però queste sono terricole e guardate la bellezza, che uno pensa che la bellezza esotica di un'orchidea, cioè che non c'è altro tipo di orchidee così bellissime, però guardate che la varietà che c'è qui di orchidee terricole è veramente notevole. Allora, qui abbiamo fatto questo premio alla Calanthe tricarinata, questa specie qua, che è particolarmente bella. Non abbiamo giudicato questa pianta per un premio di qualità perché c'erano solo due fiori aperte, da cinque, c'erano tre boccioli e due fiori. Per noi, per concedere un premio di qualità, ci deve essere la metà più uno dei fiori aperti. Purtroppo adesso è aperta il terzo fiore, però veramente avrebbe ricevuto un premio di qualità. Comunque è una specie molto, molto, che raramente si vede in coltivazione, quindi come dicevo
alcune specie meritano di essere riconosciute, questa è una di loro. Un certificato di riconoscimento botanico per la specie. Qui c'è un'altra specie, un Cymbidium geringi, che è, non so se voi, forse molti di voi conoscete cosa è il Cymbidium, un'orchidea praticamente da giardino, piante molto molto grosse, questa, e con i fiori che arrivano anche oltre un metro. Questa è una specie della Cina e Giappone e la Corea, che è un Cymbidium in miniatura, però è, a parte, come sapete, il Cymbidium ha lo stelo multifloreale, questa è una specie di fiori monofloreali, un fiore solo per specie, per stelo, però è di una delicatezza e un profumo talmente esuberante che è una delle specie di Cymbidium più ricercate. Anzi, in Giappone c'è una società solo dedicata a questa specie. E questa specie ha ricevuto un certificato di valore di 78 punti, perché avrebbe ricevuto più punti se avessi avuto più fiori. In questa fioritura ci sono solo due, però la forma è veramente notevole, la colorazione è squisita, un verde oliva con un labello bianco macchiato di porpora e la colonna gialla, è veramente bellissima questa specie, quindi certamente meritevole di un premio premio di qualità, un certificato di valore. Allora voi forse pensate, come mai questa specie, se è così speciale, non ha ricevuto un certificato di riconoscimento botanico? Perché è una specie già in coltivazione da tanto, e in realtà, come dicevo, in Giappone c'è una società soltanto dedicata a questa specie, quindi è stata già riconosciuta, ampiamente riconosciuta. Però questa specie, per esempio, è una che praticamente non si vede mai nel nostro. Quindi merita di essere riconosciuta per quello che è, una specie bellissima che merita di essere coltivata. Allora, una pianta qui che è stata straordinariamente ben coltivata, che è questo, cioè praticamente i fogli sono scomparsi, è quasi completamente coperta di fiori, è una Leptotes pat, scusate la pronuncia, turtle, perché se dico turtle è sempre la tartaruga, quindi pat turtle, è un ibrido tra Leptotes bicolor e Leptotes politinocol. La Leptotes bicolor è un fiore molto fiorifero, è una specie molto fiorifera che fiorisce come questa. L'altra specie, la Politinocol, è una specie che fiorisce però non così profusamente come questa. In questo ibrido ha ricevuto la colorazione, ha preso la colorazione del Politinocol, però la fioritura del bicolor, quindi ha preso quasi il meglio di tutti e due. La forma dei genitori è molto più aperta, quindi poteva essere leggermente più aperta, per questo non l'abbiamo presa in considerazione per un premio alla qualità. Però senz'altro ha ricevuto un premio alla coltivazione di 82 punti, perché meglio coltivata di così è difficile. Questo Leptotes è un genere che si facilita molto a creare piante molto, cioè di dimensioni anche notevoli. È in realtà una miniatura, si potrebbe dire una miniatura, però è molto, molto facile vedere una Leptotes di queste dimensioni. Perciò è veramente estremamente ben coltivata per una pianta di queste dimensioni. Vorrei vedere questa pianta tra qualche anno. ora andiamo a qui. Questo è un ibrido primario che, nonostante la sua straordinaria bellezza, è raramente in coltivazione. Si chiama Paphiopedilum berenice,
un ibrido primario tra il Paphiopedilum filippinense e il Paphiopedilum Lowi. Questo ha preso il meglio di tutti e due. La forma del filippinense con la colorazione, cioè siamo una via di mezzo, la forma del filippinense. Filippinense è una specie che ha dei petali molto sottili, arricciato, lunghi. E il Lowi è un Paphiopedilum che ha i petali non così lunghi, però un porpora molto intenso. Quindi questo ha preso la colorazione del Lowi e la forma del Filippinense, però cioè la forma più elegante e la colorazione più intensa. Quindi veramente ha preso un certificato di valore di 76 punti. Non ha preso un punteggio più alto perché nonostante ha due steli, ci sono solo tre fiori per steli. Questa è una pianta che spesso può avere fino a sei fiori per stelo. Quindi una pianta più matura potrebbe senz'altro ricevere un premio più alto. Quindi un certificato di valore. E questa è un'altra di queste piante che non solo ha ricevuto un premio per la qualità intrinseca della pianta, ma anche un premio, un nastro d'oro, come il miglior cipripedioide o miglior Paphiopedilum della mostra, quindi di tutti i Paphiopedilum o cipripedium, perché ci sono cipripedium e anche fracopedium, che sono tutte nella sezione cipripedioide, e questo è stato senz'altro più notevole. Ora vorrei parlare delle esibizioni. Come ho detto, veramente complimenti perché avete fatto una... Cioè la Lowi veramente si distingue, secondo me, nelle esibizioni, nell'architettura. Non solo nell'allestimento, ma l'architettura, che gli elementi architettonici che incorporano nelle esibizioni. E questo... vedete l'architettura? Sembra quasi... diciamo, non dico il capitele, però... gli archi gotici, no? che sapete che si espandono in archi, e questo riflette proprio l'architettura gotica del palazzo, riflette nell'architettura allestita da lui. Quindi veramente complimenti. Quindi, dei premi delle esibizioni abbiamo due categorie, categoria associazione e categorie professionisti. Come qui c'è Valesino Orchidee, c'è Claudio Azienda Agricola, Nardotto Capello, ci sono... no, l'ho già detto. Verde Gioia. Piante Pazze. Piante Pazze e Grismino di Nebbia, esatto. Allora, per la categoria associazione... è concessa all'AU, Associazione Lombarda Amatori Orchidee, veramente bellissimo lavoro. La migliore esibizione categoria professionista, dobbiamo andare all'altro estremo, è Verde Gioia. Perché abbiamo scelto, ovviamente, l'associazione? Non è che è l'unica associazione, quindi, perché si potrebbe non dare un premio alla migliore associazione, la migliore esibizione di un'associazione, se è un allestimento molto, molto povero. Però, come vedete, il tema della mostra è la terra di mezzo, quindi ovviamente il Signore degli Anelli, quindi, come avete visto, c'è la maschera del... come si chiama il villano quello... quello che è un non poteva essere ucciso da nessun uomo, Nazgûl, ecco, esatto. E poi, a parte, come dicevo, gli archi gotici, no? di questi allestimenti che ancora
emulano un po' anche l'architettura gotica di quella delle storie del Signore degli Anelli. Però veramente è meritevole del premio, perché hanno fatto attenzione non solo al gruppo di piante che hanno scelto per la mostra, però anche ai particolari che richiamano il tema della mostra. Quindi non è semplicemente un gruppo di piante, hanno fatto qualcosa in più, quindi veramente meritevole. Sì, ok, parliamo della migliore esibizione della mostra, che corrisponde a Verde Gioia. Johnny? Voglio spiegare perché, e che, come avete visto, non è soltanto un gruppo molto fitto di piante, però anche molto fluido. Dal punto di vista, vedete qui le piante, il gruppo di verde, poi Cymbidium, Paphiopedilum, tutto in gruppo, molto ben orchestrato. E in più c'è questo, che richiama l'anello, no? Il Signore degli Anelli. Quindi veramente un bellissimo lavoro, molto ben pensato, quindi complimenti. Complimenti. Molto ben pensato. Ora andiamo al campione della mostra. Il campione della mostra è questa Vanda Brugna, che è una specie, forse voi direte, ma come mai questa un fiore così cupo ha preso il campione della mostra? A parte che, non so se avete visto, qui non si vede, è uno spettacolo come pianta. Guardate l'altezza della pianta, così ben coltivata, però guardate questa cascata di radici. Quindi è proprio un installation, per dire, no? Di orchidee. Però poi la qualità individuale dei fiori è tale che ha meritato il premio più alto della mostra di qualità, premio certificato di merito di 81 punti. Quindi è l'unica pianta nella mostra che ha ricevuto un premio di un certificato di merito. Ci sono stati 4 in certificato di valore, questa è l'unica certificato di merito. In più, ha ricevuto il nastro d'oro come la miglior Vanda, la miglior pianta della sezione Vanda e generi affini. Così in breve. E in più è il campione della mostra, che è la pianta più bella della mostra. Sì, poi la assistiamo. La signora Maria Luisa Bianchi, che purtroppo è di Varese, ha 85 anni, è una campionessa in coltivare queste piante. Johnny l'accetta. Ritiro io il premio per Maria Luisa Bianchi, che consegnerò personalmente alla signora Maria. Quindi grazie a voi della partecipazione, grazie alla Ode della organizzazione. È stato un piacere, speriamo di vederci al prossimo appuntamento, e con veramente tantissimi premi chiudiamo la parte del giudizio e vi invitiamo a rivisitare la mostra e nell'antica officina con i venditori per fare due chiacchiere. Grazie.